Del martellai. La risposta può essere assolutamente positiva. Approfitto per salutare il mio amico che si chiama Peppe Cassa, guarda, che fa parte di martellai, una persona squisita come penso tutto il resto di voi del gruppo. Vi ringrazio, voglio, non so che dire. Non so che dire. Forza martellai. Grazie. Io credo che sia una manifestazione interessante che merita di essere seguita e quindi mi auguro, insomma, che continui nel tempo. Penso che sia un'idea geniale, infatti bravo a chi è stato l'ideatore di questo format e dà la possibilità soprattutto a artisti emergenti, insomma, di esprimersi, e non è poco. Allora, il martellai trovo sia una grande trovata a livello di amicizia. Allora, si fanno molte amicizie, ragazzi, vi consiglio. Il martellai è nato come? Niente, coinvolgendo più persone possibili e chiamando gli amici di tutte queste persone possibili. E quindi all'inizio, insomma, gli amici delle persone coinvolte erano già abbastanza da riempire almeno l'altezza. Dopodiché, edizione dopo edizione, sono venuti gli amici degli amici, ma non che gli amici degli amici degli amici. La voce si è sparsa, devo dire che di amicizie qua se ne sono fatte tante. Non è male qua, c'è anche un sacco di gnocca, ragazzi. Viva martellai! Viva martellai!